Bentrovati, la giornata dedicata al giovedì santo e pensando a questa giornata mi tornano alla mente i sepolcri. Sepolcri chiamati così secondo un linguaggio popolare di alcune regioni. In effetti sono dei veri e propri altari o anche cappelle della reposizione. Parliamo di questa santa giornata con Don Alessandro Paolino. Bentrovato, io Grazie. partirei proprio da questa accezione, da questo termine popolare, i sepolcri. Sì, hai detto bene, è nel linguaggio popolare, della tradizione popolare che si usa impropriamente questo termine sepolcro, sepolcri. Cosa starebbe ad indicare il sepolcro? Hai detto bene tu, l'altare della reposizione, cioè quel luogo dove la sera del Giovedì Santo i fedeli si riuniscono per adorare il sacramento dell'Eucaristia. Perché questo altare della reposizione? Nella messa del Giovedì Santo si ricorda anzitutto l'istituzione dell'Eucaristia, quindi l'ultima cena, quando Gesù ha offerto nel segno del pane e del vino il suo corpo e il suo sangue. Al termine di quella messa, l'Eucaristia, che è stata appunto consacrata, viene custodita, viene conservata in questo, appunto, dentro all'interno della cappella della Reposizione, appunto, quindi all'altare della Reposizione. Qual è il motivo? Il motivo è che il Venerdì Santo, nella Chiesa d'antichissima tradizione, non si celebra la messa, quindi non si consacra l'Eucaristia. Allora, l'Eucaristia che viene consacrata il giorno prima, il Giovedì Santo, serve poi per la comunione del Venerdì Santo, quando appunto non si celebra la messa. E perché il Venerdì Santo non si celebra la messa? Perché è il giorno della morte di Cristo, quindi non si può celebrare la messa, che è un banchetto gioioso di festa, il banchetto di Gesù che dona il suo corpo e il suo sangue, perché appunto Gesù non è presente, è morto. Quindi dal Giovedì Santo la prima messa è quella del sabato, poi la veglia del sabato Esattamente, di dopo la Pasqua. messa del Giovedì Santo, la Chiesa non celebra messa fino alla prima messa di Pasqua, che è quella della notte del Sabato E c'è Santo. tutta una procedura, anche le campane Le non campane non suonano. si suonano nella messa del Giovedì Santo al canto del Gloria, e poi nel linguaggio sempre popolare le campane appunto sono, si dice in dialetto, attaccate, sono legate appunto, e Legate. poi vengono sciolte la notte di Pasqua, quando Cristo appunto risorge. E quindi il motivo dell'altare della Reposizione è questo: non potendo celebrare il Venerdì Santo la messa appunto perché Cristo è morto, l'Eucaristia del Giovedì Santo serve poi a fare soltanto la comunione, senza quindi la messa, senza la consacrazione del pane e del vino, la comunione appunto del Venerdì Santo. E quindi diventa poi quello anche la notte del Giovedì Santo, il cosiddetto sepolcro, il luogo e il momento in cui i fedeli possono stare in adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Io mi fermerei sempre a considerare l'aspetto che caratterizza il Giovedì Santo, perché il sepolcro, per dirla con il termine esatto, la cappella, l'altare della reposizione, diventa il centro della Chiesa, illuminato, mentre le rimanenti parti, vi compreso l'altare maggiore, rimangono al buio. Sì, perché quel giorno lì, che è il giorno in cui Gesù istituisce il sacramento dell'Eucaristia, quando dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, riferito al vino, questo è il mio sangue, e quindi è tutto centrato sull'Eucaristia quel giorno. E quindi la notte del Giovedì Santo, quando si fa la cosiddetta visita ai sepolcri, cosiddetti, si trova la chiesa al buio, in penombra. L'unico luogo illuminato è quello dell'altare della Reposizione, del sepolcro, dove i fedeli stanno in adorazione. C'è pure da dire che già dal Giovedì Santo tutti gli altari della chiesa vengono spogliati, quindi si tolgono le tovaglie, è il segno proprio della chiesa che commemora la morte del suo Signore, quindi anche un segno di mestizia, di lutto, la mancanza
dell'altare appunto addobbato come di solito appunto lo troviamo, mentre quello dove c'è il sepolcro, l'altare della reposizione, è ricco di fiori, di lumi, per ricordare che lì c'è la presenza viva di Gesù. Quindi più che un sepolcro, l'altare della reposizione è il luogo dove viene custodito Gesù, che è vivo ed è realmente presente, secondo la fede cristiana, nel segno del pane appunto. Ecco, fermiamoci sempre a parlare dell'altare della reposizione che viene ornato con fiori, ma anche oltre a queste composizioni floreali fatte con germogli di semi di grano, e un'altra particolarità che si usa non proprio nella nostra zona, più la zona del palermitano, del trapanese, viene utilizzata anche la pasta di biscotti, e con questa pasta vengono fatti i simboli della passione, quindi la croce, la scala, il martello, il chiodo. Esatto, sì, e anche queste cose fatte, che poi sarebbero delle ricette appunto a base di farina, a base di zucchero, sono un po' le tradizioni legate alla gastronomia pasquale, anche dalle nostre parti è facile trovare. Per esempio le colombelle con l'uovo sodo, perché l'uovo a Pasqua rappresenta anche il simbolo della rinascita, l'inizio della vita, per cui sono tutti segni che accompagnano un po' la devozione popolare, che diventa parallela poi alla liturgia ufficiale della Chiesa, che è quella appunto in cui Gesù dona la sua vita, muore sulla croce e risorge per noi. Quindi una giornata di lutto espressa anche con questi simboli, questi segni, perché nella giornata del giovedì c'è anche il tabernacolo vuoto, la porticina aperta e tutti i crocifissi all'interno delle chiese sono coperti. Sì, i tabernacoli sono vuoti perché l'altare, la cappella della reposizione è un luogo diverso da quello dove normalmente si ripone l'Eucaristia. Normalmente entrando in una chiesa tu trovi il tabernacolo, la lucina rossa accanto che simboleggia la presenza viva di Gesù. Il Giovedì Santo, l'Eucaristia dopo la messa non si ripone nel luogo solito, ma in un altro luogo appositamente preparato. Quindi poi si trova chiaramente il luogo dove sta normalmente l'Eucaristia rimane vuoto perché l'altare della reposizione è in un altro posto. E si trovano anche i crocifissi velati, è una bella cosa questa, anche un significato profondo. E Cristo viene velato, ma poi il Venerdì Santo la croce viene scoperta. Il velo rappresenta un po' ciò che ci separa da Dio e che poi il Venerdì Santo appunto viene svelato. Quindi questo velo che cade e che ci mostra il vero volto di Dio, che è quello di un Dio che è morto, crocifisso per noi, è risorto. Quindi cade questo velo e noi finalmente il Venerdì Santo riconosciamo con i nostri occhi l'amore di Dio. Ho aperto la trasmissione con questo linguaggio popolare, il sepolcro, corretto con altare o cappella della reposizione. Voglio terminarla ancora con un elemento folcloristico. Perché i sepolcri vanno visitati in numero dispari? Sì, questa è una tradizione che risale a San Filippo Neri, quando a Roma si visitavano le sette basiliche di Roma: San Pietro, San Giovanni il Laterano, San Paolo fuori le mura, Santa Maria Maggiore, poi c'è la Santa Croce in Gerusalemme, San Lorenzo e San Sebastiano. Era una pratica devozionale che si faceva verso la fine della Quaresima per ricordare il viaggio doloroso di Gesù verso il Calvario. Quindi poi è rimasta questa tradizione di visitare sette chiese, addirittura poi qui c'è di mezzo anche un po' di paganesimo e di superstizione. Molti dicono che non bisogna visitare sepolcri in numero pari perché Porta porterebbe. male. Quindi bisogna visitarli in numero dispari, che chiaramente è tutta frutto questo anche di una mentalità un po' così superstiziosa. La vera fede ci dice o che visiti una chiesa o che ne visiti quante ne vuoi, l'importante è stare lì a visitare Gesù e stare in preghiera davanti a Lui. Grazie, siamo alla fine della nostra quotidiana trasmissione. Ringrazio Don Alessandro Paolino. Quanti siete stati all'ascolto delle nostre trasmissioni? L'appuntamento è domani.